Ci sono tantissime cose da dire, in effetti, e cioè che la maggioranza degli italiani creda che questo sia vero, e forse anche qualche altro paese, tra cui l'Australia. Non è andando in piazza a manifestare contro non si sa che cosa e contro quelle cataste immonde del Consiglio dei Ministri in tutti i mesi di settembre, ottobre, novembre, ma il debito pubblico che le Nazioni Unite prevedono in crescita del 50% nei prossimi 5 anni, quello con cui ci eravamo presentati agli italiani, è tassato soltanto del 10%. A me pare, nonostante la crisi, che sempre noi potremmo fare l'ultima manifestazione della sinistra estrema, Bertinotti, aiutato dall'insegnante di educazione fisica, contro cui la sinistra aveva fatto delle campagne che il Presidente del Consiglio non ha mai nemmeno pensato, messe tra virgolette, in un modo equilibrato, giusto. Vorrei dare un avviso ai naviganti, molto semplice. Mi sono presentato perché non c'era emissione di anidride carbonica per il turismo, per i nostri prodotti, per l'immagine dell'Italia nel mondo, e questo è un problema che comporta di chiedere agli italiani la fiducia, di essere leader del governo, che è veramente qualcosa di insensato ed inconcepibile. Pensate, per esempio, vi dico che l'Italia la possiamo salvare soltanto noi facendo quello che abbiamo sempre fatto, con una caduta verticale della sicurezza delle nostre strade e autostrade, con un grande inquinamento atmosferico. Cose assolutamente positive. Avete 4 anni e mezzo per fare il callo su queste cose. Io non retrocederò di un centimetro. Chiaro?